Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Elia e visto lo scorso successo sulle migliori impostazioni di autofocus, di settaggio della macchina con la Canon EOS R7, ora facciamo lo stesso video ma con la nuovissima R5 Mark II. Ma prima di iniziare, sigla! Da circa una settimana è uscita la mitica R5 Mark II, era esattamente un anno che l'aspettavo. Infatti mi ricordo come fosse ieri che stavo tornando dal Kenya, un anno fa esatto, e c'erano i primi rumors che parlavano dell'R5 Mark II, ma da lì abbiamo atteso tutti quanti un anno. Una settimana fa, quando ero in Kenya, per la terza volta consecutiva, mi è arrivata la mail che l'R5 Mark II era disponibile sul mercato. Quindi circa 4-5 giorni fa mi sono fiondato in negozio e l'ho presa. Ho avuto modo di testarla col 200-800 che funziona benissimo, col 600 mm f4 straordinario, col 300 mm 2.8 f straordinario, come anche con tutte le altre lenti che ho in casa. A luglio in Romania sono riuscito a provare per mezza giornata la Z9 della Nikon col 600 mm f4, quello nuovo col moltiplicatore integrato, e vi posso dire che attualmente la macchina più performante è la Canon R5 Mark II, supera tutte Sony, Nikon Z8, Z9, R3, tutte asfaltate, perché è piena di innovazioni. Hanno preso ovviamente l'R5, un'ottima macchina, però ovviamente un po' vecchiotta perché ha già 4 anni. Le altre case, Sony con l'Alpha 1, Z8, Z9, anche più giovani, ovviamente hanno asfaltato la vecchia R5. I problemi più grossi dell'R5 erano il surriscaldamento, per quanto riguarda i video, l'autofocus un pochettino lenta, non aveva alcune funzioni come ad esempio il pre-capture, quindi cosa vuol dire? Che io tengo schiacciato il pulsante per scattare le foto, parzialmente, quando l'animale parte io lo schiaccio completamente e guadagno 15 fotogrammi prima di schiacciare completamente il tasto, quindi questo mi dà un'enormità di vantaggio. L'R5 standard non aveva un sensore stacked, faceva massimo 20 fotogrammi al secondo. Adesso con la nuova EOS R5 Mark II tutte queste pecche sono state ampiamente curate, risolte, non si surriscalda più, sensore stacked, 30 fotogrammi al secondo e tantissime funzioni quale pre-capture, upscaling e tante altre, veramente incredibile, ma l'innovazione è anche poter fare dei video e in contemporanea le foto, cosa incredibile. Arriviamo a un 8K 60fps RAW, incredibile, un 2K a circa 230 frame al secondo, quindi super slow motion, con una nitidezza spaziale, perché l'R5 aveva di suo il full HD 120 come anche il 4K a 120fps, solo che scaldava tantissimo, occupava tantissima memoria e dopo solo 10-15 minuti bisognava fermarsi per almeno 20 minuti per farla surriscaldare, non potevi fare neanche le foto. Qui c'è una griglia apposta dove passa l'aria e addirittura ci sono i battery grip per le ventole, che io non amo assolutamente i battery grip. Mi sono abituato con l'R7 ad avere una macchina compatta, ultra tascabile, e mettere un aggiuntivo, per quanto mi riguarda nella fotografia naturalistica utilizziamo molto spesso lenti grandi, è tutto peso in più. Ma già con le migliorie, le opzioni che si possono ottenere e la griglia che ha, può registrare video e fare foto 3 volte maggiori. In più c'è la nuova batteria. Questa nuova batteria che finisce per EP ha un amperaggio maggiore che permette di fare video in 8K RAW 60fps e soprattutto una durata maggiore sia delle foto che per i video. Quindi abbiamo corretto tutto ciò che dell'R5 non andava, implementando varie funzioni ad un prezzo veramente unico, perché di listino 4.900 euro, veramente incredibile.
supera tutte le macchine, la macchina numero uno attualmente in commercio. L'R1 ha delle features, delle caratteristiche un po' maggiori, ma ha solo 24 megapixel, che per la naturalistica nel 2024-2025 non vanno assolutamente bene. L'R5 comunque è un piccolo gradino sotto, con tanti megapixel. Iniziamo subito a vedere le impostazioni del lato foto. Sotto vi ho messo in descrizione tutte le varie tappe. Adesso qua c'è il bottone finalmente per i video foto immediato. Iniziamo a accenderle con questo tasto che blocca e accensione. Schiacciamo il menu e ora partiamo con le migliori impostazioni per la fotografia naturalistica. Allora ci dirigiamo nella parte rossa, dove c'è scritto qualità JPEG, L che è la versione massima, mettiamo a 10, spostiamo il cursore da 8 a 10, torniamo indietro schiacciando menu, dimensione, io personalmente, per quanto riguarda la dimensione, io utilizzo il CRAW, non utilizzo più il RAW. Perché? Perché ho fatto 1000 prove e ho visto che non c'è assolutamente nessuna differenza tra i due. Però c'è il vantaggio col CRAW che le foto sono molto più leggere, alleggerite dal 30 al 40% in base agli ISO. Per la qualità è identica a 100 ISO, a 8000 ISO, a 25000 ISO, è identica. L'unica cosa che ho visto è se uno recupera le ombre di 4 stop o le luci, c'è una minima differenza, ma praticamente se uno deve recuperare quelle luci vuol dire che ha sbagliato proprio a scattare la foto. Per il resto sono uguali, utilizzate il CRAW, fidatevi, perché col tempo poi ve ne potrete pentire, perché scattare per molti anni a 45 megapixel in RAW, se le conservate avrete decine di tera, non giga, tera. Quindi iniziate subito ad ascoltarmi. Io utilizzo solo quella. Se uno vuole scattare anche in JPEG, mette CRAW e L, che abbiamo già impostato prima, la massima qualità, oppure scattare solo in JPEG e avere queste macchine non ha assolutamente alcun senso dal mio punto di vista. Torniamo indietro, comunque clicchiamo OK, ritaglio dimensione full ovviamente, mentre il crop serve solo per agevolare l'autofocus. Non è che la foto è migliore o altro, è identica, conviene quasi cropparla dopo. Però per soggetti statici, se mai in mezzo dell'erba l'autofocus fa un pochettino più di fatica, si mette l'1,4x. Torniamo indietro. Ci spostiamo, compensazione dell'esposizione lo mettiamo a meno un terzo barra meno due terzi, perché ricordo con le mirrorless non funziona più con le reflex, con le mirrorless bisogna sotto esporre di un terzo di stop, due terzi di stop fino a uno stop di sottoesposizione. Questo perché? Perché i sensori fanno molta fatica a recuperare le luci, mentre le ombre le recuperano in maniera ottimale. Impostazione sensibilità ISO, mettiamo sensibilità ISO automatica, gamma ISO la mettiamo fino alla massima high, mentre la gamma ISO, che sarà anche quella che utilizziamo, la aumentiamo al massimo, quindi da 100 a 51200. Il resto lasciamo stare, tutto off. Modalità di lettura valutativa, il resto lasciamo tutto fermo così com'è. Andiamo al terzo, mettiamo standard, spazio colore Adobe RGB, per il resto tutto spento. Ci spostiamo sul 4:9, bilanciamento bianco mettiamo priorità ambiente AVB, tutto il resto lasciamo stare. Andiamo solo nella correzione dell'obiettivo, mettiamo on, quindi illuminazione periferica on, distorsione on, ottimizzazione obiettivo digitale, mettiamo standard. Ci spostiamo 5:9, sempre nella parte rossa, lasciando tutto disattivato. Modalità drive, mettiamo scatto continuo veloce, che poi andremo a impostare noi, possiamo impostare quanti scatti fare. Modalità otturatore,
elettronico, perché adesso è un otturatore stacked, non ci sarà più il rolling shutter come succedeva con l'R5 normale. Per il resto lasciamo tutto fermo. Modalità stabilizzazione lasciamo stare, anche qui 7/9 tutto come già impostato. Qua andiamo nella simulazione visualizzazione, finalmente l'R5 c'è la simulazione della profondità di campo e mettiamo esposizione più profondità di campo. Il resto lasciamo tutto stare. L'ultima, io nell'informazione di scatto metto la griglia 3x3. Inverti display, sì, quando si gira la macchina viene invertito il display, e abbiamo finito con il rosso. Adesso andiamo nell'autofocus, tutto com'è, così ovviamente qua c'è il manual focus perché non ho l'obiettivo. Andiamo nel secondo, mettiamo soggetto a rilevare animali e facciamo ok. Rilevamento occhi auto, per il resto non ci serve nulla. Andiamo a settare l'autofocus, non auto ma manuale, e in sensibilità di inseguimento mettiamo lenta, quindi vuol dire che anche se l'animale se ne dovesse spostare dall'autofocus, quindi va di fianco delle piante, l'autofocus rimane a quella gradazione, quindi appena l'animale ricompare non c'è lo stacco ma c'è una continuità. Mentre l'inseguimento, accelerazione e decelerazione, spostiamo meno 1. Ci spostiamo, priorità immagine, mettiamo la prima che sia lo scatto, non il fuoco, così almeno la foto ce l'abbiamo. Per il resto mettiamo tutto on, luce ausiliale non dà problemi, però ogni tanto può servire. Limita R a F, io l'ho limitata a queste tre che sono le più utilizzate, quindi punto centrale con lucchetto, flessibile una e il totale, e do ok. Orientamento ho messo R più punti, quindi se devo spostarmi registra tutto. Limite soggetti da rivelare lasciamo stare, occhio destro, occhio sinistro lasciamo stare. Guida messa a fuoco sì, perché quando siamo in manuale che vogliamo fare delle leggezioni dei video ci dà il colore o rosso o verde per dirci è a fuoco, ma solo senza l'autofocus, quando siamo in manual focus. E il 7/7, quindi l'ultima tendina della parte viola, è finita. Per quanto riguarda la parte blu lasciamo tutto stare, l'unica cosa io metto nell'ultima, nel 4/4, griglia di riproduzione 3x3 e l'avviso di sovraesposizione. Nel menu viola ci sono le impostazioni per il wifi, bluetooth, la connessione con il vostro smartphone. Al primo avvio vi crea la connessione, se non la fate comunque man mano che la utilizzate vi dice sempre all'accensione volete connettere, seguite la procedura guidata per avere la connessione molto smart, molto superiore sia l'R7 che l'R5 per la connettività dello smartphone e un wifi molto più potente. Quando non la utilizzate, quindi non fate scatti remoti, non utilizzate l'R5 come una cam trap, non avete il passaggio di foto dalla camera direttamente al cellulare, mettetelo in modalità aereo, quindi se lo utilizzate in modalità aereo no, se invece non utilizzate la connessione mettete in modalità aereo sì. Quindi congela tutte le impostazioni che avete scelto, ma non consuma batteria per tenere acceso il Bluetooth e il Wi-Fi. Ci spostiamo, nella parte 2/4 lasciamo tutto così com'è, nella parte 3 uguale, nella parte 4 anche qui lasciamo tutto stare. Ci spostiamo nella parte gialla, dove c'è la funzione registrazione delle cartelle. Video e foto si possono separare nelle due cartelle, ma io lo sconsiglio, teniamolo disattivato. Registrazione standard video e foto, io scelgo di tenere sia foto e video in un'unica cartella, così nel momento in cui voglio fare una duplice registrazione come backup mi basta andare nella parte foto sopra, basta mettere registrazione multipla, e anche per i video registrazione multipla. Però se usate le CF o anche SD di ultima generazione non preoccupatevi perché sono ultra protette. Qui a vostra discrezione in base a quello che avete, perché vi ricordo che la camera a CF di tipo B e l'SD, dove la principale è CF di tipo B, quindi acquistate almeno una CF di tipo B da
almeno 128 GB. Torniamo indietro, numero file mettiamo consecutiva, numero clip consecutiva, aggiungi info, rotazione, mettiamo attivo, così se giriamo anche i file hanno la rotazione, quindi sono verticali proprio per i nostri smartphone e non dovete girarli in post produzione. Ci spostiamo 2 su 6. Frequenza sistema, da PAL ci spostiamo a NTSC. Nel beep mettiamo attiva, volume qua decidete voi. Io vi consiglio di seguire queste informazioni. Rumore scatto lo mettete a 3, beep focalizzato a 1, suono tocco 0, volume autoscatto lo mettete a 3, beep riprese lo mettete a 3 per dirvi che sta registrando, perché molte volte nell'R5 me lo dimenticavo e ho purtroppo perso alcuni video pensando che stesse registrando. Torniamo indietro, andiamo 3 su 6, luminosità schermo mettiamo 7, schermo mirino 3 come tonalità, il resto andiamo tutto uguale, otturatore spento allo spegnimento, risparmio batteria 20 secondi, disattivo 1 minuto, queste qua sono le modalità standard, avete l'info batteria e fine. Adesso c'è la parte di personalizzazione dei pulsanti, qua riguardate 2-3 volte questa parte di video. Allora, cosa andremo a fare? Andremo a utilizzare tutti e tre i pulsantini 1, 2, 3 con una modalità di autofocus diversa. Per fare questo selezioniamo la prima voce, quindi pulsante di scatto, mettiamo misurazione, video rimane video, MF cambiamo i vari autofocus, luce, mettiamo la parte del controllo occhi, quindi io posso staccare, attaccare l'autofocus oculare come voglio schiacciando la parte della luce, che tanto è un pulsante che quasi nessuno utilizza. AF on, mettiamo AF, nell'asterisco mettiamo AF con la misurazione, nella parte della croce, chiamiamola così, mettiamo spot F, avvia F, controllo occhi, il resto teniamo tutto uguale. Ora ritorniamo sulla voce asterisco, impostazione dettagliate, e qua mettiamo punto, attivazione F, funzionamento one shot, area F, selezioniamo il singolo. Quindi, cosa abbiamo appena fatto? Se schiaccio F normale, ho un F completa, intelligente, che riconosce l'occhio su tutto il sensore. Se schiaccio l'asterisco, come una vecchia reflex, mette a fuoco one shot il punto esatto. Quindi, ad esempio, c'è un leopardo in mezzo alla savana, però dentro un cespuglio riesco a vedere solo l'occhio, con tutto il resto me lo mette a fuoco. Con l'asterisco c'è proprio il punto centrale, non c'è nulla di intelligente, come una vecchia reflex riesco a mirare nel punto dove vado, molto preciso. Se premo la croce, quindi l'ultimo pulsantino, cosa fa? Se tengo attaccato mi va a creare un fuoco dove miro con l'occhio. È più difficile da spiegare che a provare. Mettete queste impostazioni, poi provate e riuscite a capire bene. Quindi ripetendo, l'F normale è un F intelligente su tutto il sensore, asterisco come una vecchia reflex che tiene solo il punto centrale, non aggancia nulla, la croce mettete a fuoco con l'occhio e va ad agganciare. Quindi sono i tre autofocus migliori in ogni situazione con un semplice spostamento del dito. Ghiere e controlli lasciamo tutto stare, scatta tocco disattivato e anche qui abbiamo finito. Il resto lasciamo stare nel 2 su 4, nel 3 su 4 anche qui lasciamo stare, controllo occhi mettiamo on, andiamo dentro al controllo occhi, c'è la calibrazione, fatela, è semplicissima, vi fa vedere alcuni punti e dovete farlo almeno 3 volte, se non riuscite a farle è perché vi muovete troppo. Le prime volte devono essere proprio con l'occhio completamente fermo e continuare a vedere il pallino. Il nostro occhio può non essere abituato, quindi fatelo 2-3 volte. Non scoraggiatevi, non pensate che sia difettoso se le prime volte vi dà errore. Provate, riprovate, fate anche la calibrazione più sensibile.
invertite anche la camera, spostatele oblique, ma prima iniziate piano per poi aumentare. Più aumentate, anche nel tempo verranno tutte salvate e la posizione del vostro occhio sarà ultra precisa dentro l'oculare. Ora rimane l'ultimo menu, quello arancione. Nella prima voce, 1.4, prima voce, limite modalità di scatto, attiva. Io tengo solo manuale e C3 per semplicità. Tutto il resto lasciate stare. 2.4 tutto off. Nel 3.4 è interessante, c'è la velocità di scatto. Scatto continuo veloce mettete 30, alta mettete 20, bassa mettete 10. Quindi quando posizionerete nel super veloce, quindi con i vari scatti col più, sarà 30, se mettete solo i vari scatti sarà 20, per poi più lento 10. Poi 4.4, AV senza obiettivo mettete on, ritrazione obiettivo allo spegnimento mettete off. Quindi siamo giunti al termine con le migliori impostazioni per la fotografia naturalistica per quanto riguarda l'R5 Mark II. La seconda parte la facciamo in un altro video, perché il video è già lungo di per sé, per quanto riguarda le migliori impostazioni video, perché negli ultimi anni i video stanno spopolando. Si diventa oggi famosi non più con le foto, anche se uno è un fotografo, ma con i video, con i reel su TikTok, su Instagram, su YouTube. Le foto sono purtroppo, dico purtroppo, secondarie. Infatti l'R5 Mark II ha un comparto video spettacolare. Però prima di salutarci e andare col video 2, vi chiedo, se questo tipo di contenuti vi piacciono, di mettere un bel like, di seguirmi per restare sempre aggiornati. E se vi interessa, avete qualche dubbio o domande, scrivetemi tranquillamente. A voi non costa niente, per me vuol dire veramente tanto. Bene, detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo alla parte 2. Ciao a tutti! Andiamo alla parte 2.